Box. 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 Dottor Strever, cosa ha rappresentato per la vostra azienda l'effettuazione di questi lavori? Parliamo di lavori importanti del super bonus 110%, rilevanti nella nostra regione da questo punto di vista. Beh, sicuramente è stata ed è una grande opportunità per tutte le imprese italiane e per i cittadini. È un'opportunità che consente di rinnovare il patrimonio immobiliare sia dal sotto il punto di vista sismico che termico-acustico, per cui è molto importante per il risparmio energetico, visti i tempi che corrono, e per quanto riguarda l'apparato sismico. È un'opportunità che mi auguro che il governo provveda a dare delle proroghe adeguate, perché i tempi stringono. In questo momento abbiamo certezza solo fino a dicembre 2022, è considerato la possibilità di ricaduta sul territorio nazionale, mi auguro che diano delle proroghe. Noi, la nostra è un'impresa generale di costruzioni, questa opportunità, siccome la legge è molto severa, molto ben scritta bene, necessitava un pool di risorse, e alla quale, nonostante la nostra mega struttura, abbiamo preferito, come anche la legge prevede, uno studio di ingegneria che ha collaborato con noi per tutta la parte tecnica, uno studio fiscale che ha collaborato per la parte fiscale, e insieme abbiamo portato a termine i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Il super bonus 110%, dottor Strever, rappresenta un'opportunità di crescita per la regione Abruzzo, per la nostra regione? Ma guarda, è un'opportunità di crescita sociale ed economica, di una ripresa reale per il territorio nazionale. Nazionale perché questo ti consentirebbe, se le aziende si attrezzano nel modo giusto, gli studi tecnici si attrezzano nel modo giusto, dà la possibilità di poter lavorare dalla grande metropoli alla più piccola frazione. Presidente, quello che vediamo oggi è il risultato di un grande lavoro, il grande lavoro che riguarda il super bonus 110%. Oggi è una festa per il sistema ANCE, perché un'impresa del nostro sistema, la Strever S.p.A., ha avuto l'abnegazione, la forza, la specializzazione per poter portare a termine un primo cantiere, un condominio abbastanza importante, un lavoro di 8 milioni in breve termine col 110. Questa è una novità nazionale, un primato nazionale di cui l'ANCE ne è orgogliosa naturalmente. Ci saranno i numeri di tutto ciò che il 110 porta con i lavori, e cioè migliora la vita sociale di tutto il contesto di dove ci sono le operatività. E siccome il 110 è un lavoro che si può fare su tutti i fabbricati, da Bolzano a Palermo e quindi su tutto il territorio italiano, è secondo noi lo strumento per rilanciare l'economia del sistema paese. Naturalmente noi abbiamo una grossa problematica, il governo deve purtroppo capire che è importante non più prorogare di anno in anno, ma dare una strutturalità importante almeno di 10 anni, perché soltanto così le imprese possono organizzarsi, le proprietà possono poter stare tranquilli e non andare alla ricerca di chimere e di imprese poco specializzate. Noi perché oggi, prima dicevo, è una festa? Perché nel nostro sistema ANCE abbiamo imprese talmente professionalizzanti che sono riusciti a partire prima e soprattutto a finire i lavori con il tornaconto per la proprietà, per l'economia, per i propri dipendenti e per la propria impresa.
Quindi è importante che l'impresa sia specializzata, professionalizzata e soprattutto, come tutte le imprese del sistema ANCE, un codice etico per il rispetto di tutta la filiera. Le prospettive per il 2021 sono molto rosee. Io mi auguro che siano rosee anche per gli anni futuri, perché i lavori col 110 potrebbero in 30 anni sommare e cubare circa 6.000 miliardi, quindi un volume talmente importante che potremmo riavere una nuova economia di sviluppo in Italia soltanto con il 110%, perché in edilizia il più grosso settore con incidenza di manodopera messa nei cantieri può dare uno sviluppo importante per non solo un anno o due, ma per 30 anni. Palle, vediamo questo fabbricato, questo stabile, ormai a lavori ultimati per quanto concerne il super bonus 110%. Ingegnere, una delle opere più importanti che sono state fatte col super bonus nella nostra regione. Sì, questo è uno degli interventi di super bonus che la Streve sta portando avanti e questo è il primo completato. Diciamo che l'approccio della Strever nasce già nel 2019 con i precedenti incentivi, quindi incentivi dell'ecosistema bonus con delle percentuali inferiori di detrazioni. Da lì diciamo viene strutturato un team fatto dalle varie direzioni interne dell'azienda che coprono gli aspetti tecnici, amministrativi, finanziari e legali. E quindi nel momento in cui poi portiamo avanti queste iniziative e viene introdotto il super bonus, noi siamo già operativi perché avevamo già una serie di contratti stipulati con i vecchi incentivi. Quindi siamo riusciti a rimodularli rapidamente e già a settembre del 2020, ancora con la normativa sul super bonus appena fresca, quindi con tanti dubbi, però con grande voglia, abbiamo costruito questo primo progetto e siamo partiti con i lavori grazie al supporto di tutti i colleghi, perché questo è un lavoro fatto da una squadra, da un team che va sia dalle persone che direttamente hanno seguito il cantiere, a cui vanno i nostri ringraziamenti, sia da tutto lo staff interno, dei tecnici, dei fiscalisti, di chi ha andato a reperire le risorse finanziarie, che hanno permesso al gruppo Strever di fare questa attività. È chiaro che tutto nasce dalla lungimiranza del commendatore Gennaro Strever e dell'amministratore delegato William Strever, che hanno visto in anticipo un possibile sviluppo di mercato. Diciamo che il pacchetto che noi abbiamo proposto e che abbiamo proposto diciamo, a tutti i nostri committenti è fatto sia dalla Strever, chiaramente, che come impresa coordina un po' tutto il team di lavoro, ma diciamo, il puzzle viene completato dai progettisti, quindi lo studio di progettazione Newark Engineering, con cui lavoriamo tanto tempo, che ha grande esperienza sia nell'ambito sismico che comunque nell'ambito della progettazione in generale, e rappresentato dall'ingegner Gianna Luciano e dagli altri partner, e dallo studio Boschetti, che seguiva la parte fiscale e tributaria, che diciamo, ha permesso di verificare la fattibilità e l'ammissibilità alle detrazioni dei vari soggetti. Questo team, lavorando insieme, ha permesso di sviluppare e di portare avanti questa iniziativa, diciamo, in una corsa ostacoli che sappiamo è quella del super bonus, con tutte le difficoltà che ci possono essere. Siamo con l'ingegner Gennaro Luciano, progettista di quest'opera. La domanda sorge spontanea, come si suol dire: cosa è servito e come avete progettato questi lavori? Progettista insieme al mio studio Newark Engineering, fatto da quattro soci, perché per fare un lavoro così importante c'è bisogno di un grande lavoro d'equipe. Questi nostri soci, ma poi abbiamo tantissimi altri collaboratori. Un lavoro lungo un anno, fatto di studi molto approfonditi, visto dove è allocato il nostro immobile, che è praticamente a 100 metri dal mare, all'interno di una darsena, cioè quindi del nostro porticciolo turistico. Lo stato del terreno, lo stato delle strutture sono state oggetto approfondito del nostro progetto, quindi valutare molto bene lo stato di fatto per poi fare questo stato di progetto che voi vedete così esteticamente molto bello, ma in realtà ci sono tante cose che non vedete più perché ormai sono coperti, ma l'intervento strutturale è stato veramente importantissimo. Abbiamo fatto un intervento che, per far comprendere a chi ci ascolta o chi ci vede
sono interventi che vengono fatti nelle città oggetto di terremoto, sono interventi che il mio studio si è pregiato di fare all'Aquila, ad Ascoli, ad Amatrice, interventi molto invasivi dove abbiamo sventrato due piani di questo immobile, abbiamo fatto un intervento in fondazione sui pilastri molto importante e sulle tamponature su tutta l'altezza dell'immobile. Non solo, poi c'è anche l'aspetto green, l'aspetto energetico, dove abbiamo utilizzato un blocco molto particolare, completamente naturale, che andava bene sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista sismico, e poi ci sono tutti gli altri aspetti come pannelli fotovoltaici, pannelli solari, insomma tutto ciò che potevamo mettere, tutte le tecnologie che oggi sono esistenti sostanzialmente hanno visto la loro presenza e vedono la loro presenza in questo immobile. Indubbiamente l'introduzione di questa norma che si inserisce nelle norme già esistenti e che quindi manca, pecca, come molto spesso accade nel sistema tributario italiano, di una organicità e di una introduzione, diciamo, strutturata all'interno di un complesso di norme già esistente, ci ha complicato un po' la vita e non ci ha permesso di avere immediatamente a disposizione il complesso di norme utilizzabili per l'applicazione pratica del superbonus. Purtroppo il legislatore italiano difficilmente introduce delle novità riorganizzando tutta la materia, ma preferisce introdurre delle modifiche o delle novità andando ad intervenire su strutture già esistenti. In particolare il superbonus si inserisce all'interno di un complesso di norme già esistenti, in particolare dall'articolo 16 del TUIR, con anche gli interventi nel 2013 con la legge 63, con il decreto legge 63, quindi eco e sisma bonus, va ad intervenire in quel complesso già esistente e quindi non riforma tutta la materia. Chiaramente all'inizio ci ha creato tutta una serie di problemi di carattere pratico, di applicazione appunto di principi che già esistevano e che quindi dovevano essere assolutamente coordinati con il resto della normativa. In più in questo frangente è stato anche complicato perché la norma è stata introdotta con due semplici articoli, l'articolo 119 e il 121 del decreto rilancio, ed è stata corroborata da una serie di interventi di prassi, in particolare le circolari dell'Agenzia delle Entrate, nonché tutta una serie, oggi siamo a circa 70 interpelli dell'Agenzia delle Entrate che intervengono nella materia stessa, ma sono intervenuti anche il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture con il decreto asseverazioni, con il decreto decreto tecnico, diciamo, di strutturazione tecnica degli interventi, che sicuramente hanno complicato un po' gli interventi. Però la necessaria compenetrazione tra le competenze che la norma in un certo senso richiedeva e la condivisione delle competenze sia di carattere tecnico nonché fiscale nonché anche l'intervento delle strutture amministrative delle imprese di costruzione ci ha permesso comunque di dipanarla la norma, di interpretarla e di applicarla al variegato mondo della casistica edilizia che purtroppo esiste in Italia. Il progetto del superbonus 110% vede grande protagonista Banca Intesa in questo progetto, in particolare nella nostra regione e qui a San Salvo. Come mai la vostra banca ha scelto di sposare questo progetto? Beh, allora la banca ovviamente su scala nazionale è molto attenta a quelle che sono le dinamiche economiche, le dinamiche congiunturali. Questo progetto vede tanti attori protagonisti, ovviamente la parte finanziaria deve recitare un ruolo decisivo. Questo su scala nazionale, e ne è stata piena dimostrazione il fatto che siamo usciti con dei prodotti a pacchetto dedicati praticamente per primi sul mercato. Poi nel nostro piccolo mondo, e veniamo proprio al tema di oggi, l'abbiamo recepito subito perché viviamo in un contesto di piccole e medie imprese e il traino dell'edilizia ovviamente fa da volano un poi in tanti settori, laddove ci sono chiaramente attori protagonisti che fanno la loro parte, la banca non si è tirata indietro, anzi ha provato anche ad accelerare fornendo supporto finanziario, ma soprattutto nelle fasi iniziali divulgando un pochettino le caratteristiche del prodotto indirettamente
ai committenti, anche attraverso le associazioni di categoria, attraverso interventi, attraverso webinar, perché ricordiamoci che tutto si è sviluppato nel periodo del lockdown, e quindi fare formazione, fare informazione e poi seguire i vari step delle operazioni è stato proprio l'elemento che ha determinato questo grande successo che oggi stiamo qui a celebrare. Infobox.